Bentrovato, bentrovata a questa nuova puntata di Vegan Ok, alimentiamo la salute. Oggi parliamo nuovamente di testimonianze. Una testimonianza particolare perché si parla di detox, di rigenerazione. E chi ci racconta questa storia? La nostra amica Arabella. Non voglio dirti nulla. Guarda di che cosa stiamo parlando, una storia straordinaria. Ci vediamo alla fine del video. Ciao! Arabella, qual era la tua problematica? La problematica principale era una tosse persistente che iniziava da circa metà ottobre e diciamo si concludeva da sola a fine inverno. Ogni anno questa però mi provocava tantissimo disagio, tantissimo, perché tossivo in continuazione e era un dolore continuo anche sullo sterno, sullo stomaco, eccetera. E quindi ero arrivata ad un punto che proprio non ne potevo più e non riuscivo soprattutto a trovare una soluzione per questo. Nonostante io avessi preso farmaci, cortisonici, antibiotici, antivirali, qualsiasi cosa potesse alleviarmi quel fastidio. Era una tosse assurda, nemmeno provocata da sinusiti, perché poi avevo fatto le lastre, avevo fatto eccetera. Quando avevi la tosse? Di giorno e di notte. Quando io mi stendevo sul letto sapevo che iniziavano i miei problemi e quindi ero sempre pronta lì sul comodino con caramelle, con sciroppo, cortisonici, eccetera. Questa era la mia vita. Quante ore dormivi per notte? Di media 4 ore. 4 ore ininterrotte oppure? Interrotte, perché comunque la tosse mi svegliava. La mattina mi svegliavo molto stanca. Qual è stato il momento più difficile? Il 17 dicembre, me lo ricordo come se fosse oggi, iniziò una tosse stizzosa dalla mattina fino alla sera. Era il 17 dicembre 2016 e io pensavo di morire, nel senso che non avevo tregua, non riuscivo a calmarla con nulla. E quindi, presa proprio dalla disperazione, ti ho contattato, Massimiliano. Come hai trovato Alimentiamo la Salute? Già da un po' di tempo ti avevo visto alle Iene e poi seguivo un po' in maniera un po' indiretta il tuo programma, però senza perderlo di vista. Ho capito che era il momento, ho cominciato questo percorso detox. E com'è andata? All'inizio può essere leggermente complesso per chi non ha mai affrontato come me un percorso vegan, però poi facendo il percorso invece si scoprono cose meravigliose. Dopo quanto tempo hai avuto risultati? Io posso dire questo. Già dal 10° giorno di detox la mia tosse era scomparsa. Cioè io non ho più tossito per niente. Hai avuto altri giovamenti oltre alla scomparsa della tosse? Tantissimi altri giovamenti, un aumento dell'energia vitale, dimagramento dovuto a uno sgonfiamento proprio della pancia, maggior vitalità, risultati visibili giornalmente, straordinari, meravigliosi. Che cosa vuoi dire a coloro che stanno seguendo e che hanno un problema di salute? Ci sono delle priorità nella vita. Una priorità molto importante è la nostra salute, che va preservata. Noi siamo quello che mangiamo. Oggi sappiamo che esplosione c'è delle patologie degenerative di tutti i tipi e questo ci deve far riflettere tantissimo. Probabilmente è il nostro stile di vita che è sbagliato. Ognuno di noi deve prendere consapevolezza di quello che sta facendo, scegliere un proprio percorso di formazione e informazione, capire che l'alimentazione è un passo fondamentale della nostra vita e dobbiamo formarci e informarci. Il tuo traguardo più importante? Guarda, un grandissimo risultato. Io ho potuto fare un intervento chirurgico che rimandavo da moltissimo tempo a causa della tosse. E invece ho fatto questo intervento proprio il 13 marzo e come vedi sono in perfetta forma. Già dopo 2 giorni ero di nuovo al lavoro. Questo non è soltanto una detossificazione, ma è proprio un cambio di vita straordinario. Arabella, ti ringrazio per questa fantastica testimonianza e penso che ti ringrazino anche tantissime persone che hanno un problema simile al tuo. Bene, hai compreso quanto possa essere importante la rigenerazione cellulare. Dentro di te ci sono 3000 anni di evoluzione. Pensa che potere che si può sprigionare quando metti ordine lì dove c'è caos. Incomincia a prenderti cura di te partendo da una depurazione. Metti ordine
perché lì dove c'è caos regnerà solo e unicamente il caos. Ti aspetto alla prossima puntata di Vegano Che Alimentiamo la Salute. Ciao!